chi tu? Allora, innanzitutto vorrei farvi fare un applauso per una cinica. Soprattutto sono anni che ci conosciamo, sono anni quando ci vediamo a Roma. No, siamo portati a Roma, che dico. Quindi niente, era il momento di ritornare. Bene, noi siamo felicissimi di stare qui insieme a Bruno Mancini, a Benito Corradini e a tutti voi, soprattutto alla musica di queste due fantastiche musiciste. Una sta dietro la telecamera e vorrei fare un applauso sia per Santina Amici che soprattutto per Maria Luisa Neri, non perché sia una più brava o meno brava, ma perché pochi giorni fa era all'ospedale, eppure la brava Leone è qua. Quindi un applauso speciale. Ma forse non si doveva dire, però io lo dico perché lei è fantastica. È fantastica. Allora, abbiamo scelto d'accordo con Maria Luisa di aprire questo incontro che sarà bello e all'insegna dell'arte, della fratellanza, dell'amicizia, con una persona giovanissima che è una allieva di Maria Luisa, come ti chiami? Già Sabatini, che io già conoscevo in foto. E da quanto tempo suoni il violino? E la musica per te che cos'è? L'amore, la vita, tutto. Bene, noi siamo con lei perché viviamo l'arte e la vita, la musica, anche grazie a Bruno che ci ha unito. Se non era per Bruno, non eravamo qua. Quindi anche se ancora un po' là. Oggi tu hai già canzonato tantissime volte, sei una ormai esperta di palcoscenico, però voglio fare un applauso. Cosa tu suoni? Il concerto in sol maggiore di Antonio Vivaldi. Thank you.
dobbiamo aspettare ancora un po' perché così sarà una. Senti, quante ore è al giorno studi? Sei bravissima, guarda, sei bravissima, e abbiamo scelto di metterlo all'inizio sia insomma, perché sia di buon augurio per lei, per tutte le persone giovani che cominciano a studiare qualche cosa, e che sia di buon augurio per tutti noi che continuiamo nel nostro cammino artistico con gioia, direi quasi infantile, no? E Bruno ce l'ha questo spirito infantile. Bene, io farei ancora un grande applauso a Giorgia. Conoscere. Tanto, e anche questo premio. Come è nata questa idea del premio e anche questo nome che a me piace, perché noi 44448, quindi. Tutto nasce praticamente quando io ho smesso di lavorare, perché io scrivevo poesie all'età giovanile. Poi il lavoro mi ha preso, infatti le due cose che inutile che ve le racconto, che mi scemo. Quando sono liberato dal lavoro, ho detto, ma che faccio? Che avrò almeno un'altra cosa da fare, ho detto, riprendo il mio hobby. Però ho capito che io da solo non andavo da nessuna parte, ho detto, l'arte già è difficile di per sé, poi voglio fare l'artista io, non sono nessuno. Quindi mi sono messo in giro e ho trovato Michela Zanarella, Roberta Panizza che non c'è, Emanuela Di Stefano, tutte donne di un'altezza, non lo so nemmeno dopo. Dopo l'hai trovata? Perché lei stava verso il Circeo, quindi piano piano, è andata verso il Circeo, l'hai trovata. Lo vedevo dal Circeo. Sto parlando proprio delle origini. Si vede, Circeo. 15 anni fa, prima che dovessi l'incidente automobilistico. Quando era un incidente? 2001. Quindi addirittura pre-incidente automobilistico. Beh, io pure l'ho conosciuta tanto tempo fa. E allora ho detto, da solo non vado da nessuna parte, ho cominciato a testare questa rete. Roberto Paniz, lei, e amici abbiamo. Siamo arrivati a questo punto. A questo punto però adesso abbiamo un obiettivo. Lo dico subito, in modo che ricordo un po' cosa. Abbiamo fatto l'associazione Ischia d'Arte, sono 7 anni, 8 anni che è regolarmente costituita, eccetera. E abbiamo fatto l'anno scorso un tentativo di accedere a 2 per 1000, così senza si poteva fare. Abbiamo pigliato 1.400 euro. Siamo praticamente su 10.000 associazioni la 1.700esima. La cosa è enorme, perché non proviamo a dare altri? Fino adesso tutto quello che abbiamo fatto con i soldi tuoi, i soldi miei, i soldi tuoi, ognuno autotassato per quello che ha fatto. Non abbiamo distribuito una lira, non abbiamo preso una lira, non abbiamo preso una lira da nessuno, né dalle associazioni, né dagli stati, niente, da nessuno. Però adesso hanno creato il registro unico nazionale, si chiama il RUNTUS. Non è accesso. Sembra una parolaccia. Registro unico nazionale. E quindi bisogna fare in modo che l'associazione acceda a questo. Abbiamo tutte le carte regole. Però ci vuole qualcuno che prenda in mano anche la volontà di proseguire. Perché io voglio investire, voglio in modo che l'associazione non finisca nell'associazione, anche in altre milioni, in tutte quelle che sono le iniziative che voglio, siete tutti quanti qua. Organizzatevi, tirate fuori qualche idea, ditemi a chi dobbiamo affidare queste entità, queste realtà, in modo che poi possiamo continuare tutti quanti ad essere amici insieme, costruire insieme, però avendo pure la possibilità di una sponda economica che ci viene data al 5 per 1000, perché una volta già nel Lunzio gli hanno 5 per 1000. Qui, da oggi in poi, con il tuo permesso diventerà la casa della cultura della nostra associazione, e ci sarà la piccola libreria, dove tutti coloro che non anche qui si può dire che testi per poi vengono portati saranno messi sì, io già tantissimi testi anche di argomenti con Michele organizziamo un meeting al mese dove la nostra amica Luciana Aria di Fessura che porta la sepoltura. Questo è il programma generale, ragazzi.
Bene. Adesso vogliamo giocare un po'. Giochiamo un po'. Vediamo un po' chi sono i vincitori. Eh certo, come si gioca? Come si gioca? 4. 3. Sì, sono tante. Recitazione e giorni. E giorni, sono 4. Quindi sono 4 e da quale vogliamo iniziare? Comincio da arti grafiche. Perché gli faccio un capo espiatorio? No, no, per capo espiatorio. Che bella capra, veramente. Allora io farei subito un applauso a Milena che ci ha reso la giornata ancora più bella con questi quadri. Milena è meravigliosa, fa delle cose bellissime. Vieni a raccontare anche tu quello che fai. Sì, vieni. Vabbè, premio siamo assolutamente meritatissimo. Stai? No, no, nel mangoletto. No, no, ma non era su. Va bene, così? Sì, benissimo, siete bellissimi insieme. Allora, ti devo raccontarti. Beh, io ti conosco, però c'è qualche... Allora, qualche Milena Petrarca ha ricevuto il 5° premio per l'arti grafiche. Ecco, con la ragazza questa qui. Abbiamo creato un vicino che è è la mia Nausica. Ecco, per esempio, magari raccontaci un po' di questa Nausica bellissima. Sì, ti racconto. Di Nausica, come è nata? Come è nata? Sì. Sì. Una ragazza è nata dai miei sogni. E una ragazza pulita, infatti la poesia ispirata, poi è stata sulla poesia, oltre sulla anche il premio di poesia, no, di poesia, no, due premi, no, show. No, appunto, devi superare che devo dire? Della arti grafica. Ah, delle arti grafiche. E allora sono le arti grafiche. Vabbè, è una ragazza dei tempi antichi, insomma, della sua, nonostante la sua nudità, questa si sente riservata, sentimenti delicati, una grazia coinvolgente, una passione. Il nome discende dal greco, che si richiama la memoria della figlia di Alcino, conosciuta da Ulisse, quindi è stato un grande amore di Ulisse, il nostro Ulisse. Un grande. So perché guardi Bruno, Non lo so, lo vedo un Ulisse. Vabbè, sta pure sull'isola. E quindi la capacità di rigenerarsi. Un pochino drammatico, nonostante ciò che si è riservata nella sua purezza, nella sua eterea, perché ha un'aura. Aristotele presumeva che l'etere fosse eterno, inafferrabile, cosmo del luogo dell'invalicabilità, in opposizione alla terra, luogo di trasformazioni di metamorfosi. Quindi lei sta all'interno, vive in uno status beato. Mi ho venito lontano da tutti i guai del mondo. Vabbè, questo è come una mia, come devo dire, la fanciulla eterea, perché ha gli occhi chiusi. E quindi è un'etica energica nel mondo dell'interiore, con una fotografia istantanea per me, questa fanciulla. La fotografia istantanea, un dipinto di un frammento della mia vita. I giudici hanno visto qualcosa, non credo che mi davano il premio così. Scusa. Beh, hanno visto la tua arte, che direi che non è cosa da poco, Quindi un sogno, questo è un sogno, un inconscio che grida dolore, stanchezza. E poi pausa, ma che tende ad ignorare
quell'entusiasmo e quel creare. Ok, ma per niente. Beh, io invece... Ah, c'è la telecamera, ok. Invece, Milena, ti volevo chiedere, tu hai creato tantissime creature meravigliose, no? Sono sì, tantissime. Sì, tu parlavi di sogno, queste idee ti vengono in qualche modo dal mondo dei sogni. Come nasce il tuo quadro? Guarda, è molto difficile perché non solo sono sogni. Secondo me è il vivere il vissuto che ho avuto da bambina, è sempre tornare indietro. Da bambina ho avuto un'infanzia spettacolare, ricca di arte, ricca di pittura, che mi hanno insegnato a dipingere dal vero. Andavo su nude di Grecia e lago d'Averno, sul tempio da Ponto. Insomma, io ho vissuto l'aria proprio. Perché tu sei una figlia d'arte, no? Quindi ho respirato figlia, figlia, nipote, vabbè, poi ci sta tutto un crescente, pure lo status petrarchesco, sto discendo pure da Petrarca, e ho saputo che Petrarca andava da Pozzuoli, le donne di Pozzuoli erano molto amate dal Petrarca. Avete aperto? Scusate, avete aperto? Sì. Okay. Ma la finestra giù no, eh? Vabbè, devo congelare, benissimo. Ogni evento, cioè gli amanti dello spiffero. Beh, quindi, no, perché veramente mi affascina questo mondo tuo onirico, che veramente si capisce che viene da un tuo interiore ricco. Vissuto da bambina, cercata proprio da artisti. Lo zio Tommaso, un grande pittore, un grande scienziato. Mio zio lavorava là, la scienziata dell'artista, perché io ho avuto l'educazione, l'educazione è veramente importante. Un povero sfortunato, un ragazzo che vive, diventerà un delinquente se frequenti delinquenti. Così, io ho avuto un'infanzia bellissima, con gli esempi di mia madre, una grande scrittrice, un grande drammaturgo. La grande donna che gli hanno fatto una piazza a Pozzuoli, gli hanno dedicato un monumento a mia madre. Perché gliel'hanno fatto? Perché? Esatto. Sono tre giovane, è morta, c'è la città. Esattamente. No, esattamente, guarda Milena, io conosco tanti figli d'arte, non tutti insomma, hanno trovato la loro strada. Quindi tu hai una cifra assolutamente io particolare. Che l'ho trovata perché ho amato proprio queste persone che mi hanno educata. Zia Bettina, zio Tommaso, mia madre, mio padre che era un grande intenditore d'arte, comprava tutto, mio padre, gli artisti di Pozzuoli, ci abbiamo una galleria proprio, aiutava tutti, una cosa pazzesca mio padre con l'arte. Vedi che la generosità manda sempre. Ha fatto bene a molti artisti, tutti lo conoscono Pozzuoli, infatti hanno scritto di mio padre, nel libro Bellico del Mondo hanno fatto tanto, hanno scritto di mio padre. Ha creato l'Olivetti, ha creato l'aeronautica, insomma non è da poco. Iniziamo le danze di questo premio 8 milioni che appunto io ti chiedevo quanto tempo stai andando, perché so che anche un cimelio tu, che poi... Il cappellino mi sono portato. 8 milioni è nato 15 anni fa, abbiamo fatto l'11ª edizione, questo qua è il cappellino della prima premiazione. Quando incominciamo lo dedicammo a un ischitano, Agostino Lauro, che è stato proprio il paladino, l'iniziatore dei trasporti pubblici. Il mio figlio, Salvatore Lauro, senatore, amico mio da una vita, insomma, già quando facevo le associazioni, la prima si chiamava ASSI, Associazione Studenti Ischitani, quindi lui partecipava, ha deciso all'epoca di sponsorizzarlo e quindi di dedicarlo al padre. Lui l'aveva fatto, la sponsorizzazione consisteva nel fatto che lui pagava 5.000 copie del libro, quindi ne abbiamo stampati 5.000 copie, ma non solo, ma le abbiamo messe in gratuita lettura, non abbiamo venduto neanche uno, non abbiamo fatto mai nessun libro di sponsorizzazione di questo gruppo, in gratuita lettura su tutti i navigli, dalla flotta Lauro in navigazione del Mediterraneo, 8 milioni di biglietti. Ah, 8 milioni di biglietti. Ecco come è andato. Che bello. Adesso abbiamo fatto 11 anni, adesso faremo il 12° anno.
ci vuole qualche volontario che venga con me, gli faccio vedere come può continuare questa storia. Io ho lanciato l'idea. Beh, intanto insomma. Questo è il cappellino, adesso questo cappellino noi premieremo quelli dell'undicesima inizio. Bene, quindi ci sarà una specie di investitura di ognuno col cappellino. Noi abbiamo fatto questa proposta. Questo sarà ben lieto di raccontarvi. L'associazione, come dicevo, è legalmente costituita, quindi si può organizzare. Fino ad oggi non abbiamo mai, come tutti quanti lo sapete, incassato una lira di tesseramento. Però se noi facciamo un tesseramento anche minimo, in modo che diamo tutti quanti il diritto di voto, diamo l'assemblea, facciamo tutti quegli organi così, l'ho fatto sempre io, certo. Ho fatto il padrone, senza problemi. Comunque tu me l'hai autorizzato, tu me l'hai autorizzato, guarda che lo facevo per tutti noi. Però se lo strutturiamo in una maniera, diciamo, legale e organizzato in maniera giusta, possiamo continuare a tirare avanti. Penso che la possiamo tutti avanti, poi troveremo il modo per verificare come proseguire, ma questo è il problema. Diciamo, questo è un bel problema. La volontà di tutti credo che sia appunto di collaborare. Abbiamo Angela che è vicepresidente, ci sei tu che fai parte del consiglio direttivo, però tu sai, fai parte del consiglio direttivo perché io senza tesseramento ho detto facciamo il consiglio direttivo, poi io faccio. Certo. Voglio chiarire che in effetti questo discorso che sto facendo non è né per acquisire un numero maggiore di adesioni su qualsiasi cosa, è semplicemente per continuare questa storia. Questa storia che io ho creato, non ho tutto in merito di tutti i demeri, l'ho creato, non la voglio più. Non è bravo, io voglio stare d'accordo, però vorrei che continui con delle forze più giovani, più buone, che ovviamente io vado per 80, quindi sono ancora. Non ci crede nessuno, però. Non ci crede nessuno che va. Sarebbe un peccato se dovesse poi a un certo punto non avere un dispiacere più. Ma guarda, sicuramente io per quanto mi riguarda, insomma, metto a disposizione tutto quello che posso, sì. E credo tutti voi. Bene. Adesso vogliamo giocare un po'. Giochiamo un po'. Tutte le case. Quindi dati classificati due del premio. No, voglio che Benito so che ha deciso di premiare. Ma di fuoco non l'avevo fatto io. Vuoi farlo subito? Dopo, dopo. Prima una premessa. Sì. Un applauso per il presidente Bruno Mancini, è stato chiaro. Per la padrona di casa perché ci ha ospitato prima di passare alla premiazione mi emozionato perché la mia rivista ha 52 anni d'arte quindi mi lacrimano gli occhi a vedere tanta bravura e lui a dire le copertine di Manzullo e del Chirico Mastroianni che ci gli fai concorrenza perché si vede che c'hai la mano ma soprattutto il cuore, che la mano. E la mano può essere una brava pittrice grafica. Il cuore significa l'artista, perché gli artisti è gente pazza. Se tu gli dici bravo si incazzano, perché l'artista capisce se glielo dici per complimento alla sviolinata, perché l'artista è il primo critico di Simmaggia, arriva quello che dice bravo. Allora, questa serata, il primo premiato, è il presidente Bruno Mancini al di fuori della concorrenza. Perché? La Fondazione La Sfonda, che io dirigo, che viene dall'Accademia di 50 anni di attività, stiamo preparando il 40° premio Fontane di Roma. Non diamo targhette, diamo sculture. Tra i premiati del prossimo, forse si farà l'aula di gruppi parlamentari a Montecitorio, nella sala prestigiosa, comunque abbiamo sempre fatto Aula Magna, Vaticano, il Torcello, Grande così va così. Tra i premiati del prossimo anno c'è una persona che forse lo conosce, si chiama Bruno Mancini. Nel nostro discorso la parola io è abolita, o diventa
subito noi, facciamo gruppo e allora ci vogliamo bene. Poi la grammatura cura tutti. Noi siamo in grado di stravolgere di nuovo tutte le città del mondo, in particolare Roma, che io reputo la capitale, perché ci siamo fortunati a viverci per quello che ci hanno lasciato, e due parole magiche a cui se ne aggiunge una prima: arte, cultura e il discorso di disabilità, di fare del bene a chi ha bisogno senza che lo chiede, che le nostre mamme ci hanno insegnato durante la guerra e la fame c'era, chi aveva 3 mele una la regalava a chi non ce l'aveva senza che gliela chiedesse. Queste erano le mamme vere. Grazie donne per quello che ci avete insegnato. La premiazione mettiamo a disposizione simpaticamente una serigrafia di un artista romano, la rivista e un libretto di parole frasi romanesche. Però le voglio un altro applauso, bellissimo, per la nostra. Prima di iniziare però la parola di casa anche a lei, diamo una serigrafia di Roma. Una serigrafia la diamo al grande Bruno, che è assente, però un applauso. Dall'opera. Con il nostro impegno sempre la tua cultura. La parola io è abolita, la parola è noi. Noi come aggregazione di gruppo, bravo. Ci siamo tutti per questo. Inaspettato. Mi fai una foto? Inaspettato. Io sono veramente emozionata perché è tutto inaspettato. Quello. Grazie. Un discorso complessivo, cumulativo. Per farlo poi così pubblichiamo nel prossimo numero tutto. E la rivista il prossimo dona simpaticamente al costo di un sorriso 2 pagine sulla rivista La Sponda. Questo è nuovo, non lo conosci, questo l'ho dipinto questa settimana, proprio perché parole di fuoco. Tante cose nuove. Queste parole di fuoco. Non so se lo vedi. Però devo dire che qui c'è qualcosa di molto prezioso. Un pallino, abbiamo premiato grazie al presidente Bellini, Bruno Mancini, ma qui c'è un premio molto importante che viene dall'Egitto. Mi dispiace che la presidente Manalserri non è potuta venire, porta i suoi saluti per motivi di lavoro, perché lei spesso deve andare in Egitto, quindi non può dire mi prendo un giorno altro di lavoro, non gliel'hanno concesso. E anche che era presidente, la vicepresidente Flora Lucco, che ho saluto e sono molto grata per il suo impegno tutto un anno di lavoro con Chiara, con questa casa di cultura che ha fatto conoscere altri artisti, e perché non sta bene e ha un marito all'ospedale. Lei deve fare le veci dei figli. Quindi porto anche i suoi saluti. L'associazione internazionale si chiama IPTRACTIS, di cui faccio parte del direttivo, quindi rappresento anche l'IPTRACT e sono orgogliosa di fare anche una foto insieme a Bruno Mancini, perché la presidente Manalserri insieme all'autorità egiziana scriverà un articolo anche in Egitto di questa premiazione. Il sorriso brutto qua per prendere l'aiuto personale è molto importante. Non posso dire di no. Ecco, questo qui, presidente, apriamo. Il papiro, mamma mia. Sì, bello. È molto importante questo incontro
si doveva farla anche in Egitto, è stata fatta in Egitto questa remissione. Il libro. Quindi posso leggere. Allora, certificato di apprezzamento. L'associazione Nilo, CUSUR, l'Accademia di Creatività, la Fondazione Ibetapiste, il canale televisivo del Turismo A, CHOF, Egitto, hanno il piacere di lasciare questo certificato che rende testimonianza della nostra sincera gratitudine al presidente dottor Bruno Mancini per la sua carriera e la sua collaborazione con la comunità egiziana e comunità araba. È stato presentato anche all'ambasciata qui a Roma, l'ambasciata egiziana. Io per motivi di familiari non sono potuto stare. E oggi questo premio così ambito, molto prezioso per le comunità egiziane, perché Nana Serri è una grande operatrice internazionale dell'Egitto, e scriverà questo articolo. Cosa possiamo dire, Presidente? Posso solamente ringraziare e dire che non sapevo niente. Sincera. Sono senza parole, che non so neanche come fare il discorsetto, sai, diciamo che bello l'Egitto, meno male che io sto facendo le cose degli altri. Non ce l'ho questo discorso da parlare, poi non so neanche parlare, perché sono uno scrittore, non sono un parlatore. Grazie. Un piacere collaborare con il presidente Bruno Mancini, ma allo stesso tempo con tutti i vari presidenti, tra cui Cecilia Salages, l'Orchidea Latina, che ha avuto un impedimento, con Nana Serri, Egitto, Perù, Aide Gutierrez. E quindi col presidente alla sponda abbiamo qui l'onore della grande Roma, dottor Benito Corradini. Oggi abbiamo un altro premio, giusto Brunello? Sì, ci abbiamo ancora dei dati. Ci abbiamo, facciamo la poesia, la facciamo dopo, recitazione. Facciamo recitazione. Abbiamo qui presenti il quarto, il terzo e il secondo premio di recitazione. Il primo e il quinto non c'è. Per qualche motivo. Allora, il quarto premio è Elisabetta Petrovati. Elisabetta Petrovati. Il terzo premio è di Angela Maria Di Beri. Aspetta, ti faccio la papata. Aspetta, Andrea. No, questo è fredda. Angela Maria Di Beri ha vinto. Dove stava? Allora, ha vinto questo premio per che poesia? Che recitazione di che cosa? È la poesia di Bruno Mancini. È vero, perché questo rapporto tra Bruno e Mancini. 5 novembre a Norma. Ho recitato. Piacere collaborare con il presidente Bruno Mancini, ma allo stesso tempo con tutti i vari presidenti, tra cui Cecilia Salages, l'Orchidea Latina, che ha avuto un impedimento, con Nana Serri, Egitto, Perù, Aide Gutierrez. E quindi col presidente alla sponda abbiamo qui l'onore della grande Roma, dottor Benito Corradini, che io lo considero come un fratello maggiore e un padre. Il quale fratello maggiore ti dà un altro premio, perché non lo sapete, il 12 dicembre questa signora ha avuto il premio Solidarietà Romana qui al Museo dei Papi.
a Roma, quindi e c'è già, questa è la bozza del prossimo numero, con la sua foto, manco lei l'ha vista, tutto premiato. Questo che è bello di oggi è la sfa. Viva la sfa! Un altro applauso a titolare che viene. Che questo libro dedicato a Napoli, un velivolo del mondo alla cultura, è stato premiato a Viareggio grazie alla conoscenza che ho avuto tramite il nostro carissimo, grande, illustre scrittore Mauro Montacchesi. Premiato come primo documento, mi hanno detto di portarle a tutte le biblioteche, perché ha un valore storico che avrà importanza nel tempo, perché è una documentazione della storia. Io devo ringraziare il personaggio importante della Scuola Esposito che mi ha aiutato a tirare fuori l'amore verso la cultura napoletana. Già ce l'avevo, però io devo molto a Ischia, anche Ischia fa parte della cultura napoletana, sì. Tant'è vero che qui Liga di Ischia ha descritto il nostro grande presidente Bruno Mancini. Poi c'è la storia di Pozzuoli, della famiglia Petrarca, perché era napoletana. Poi ci sono grandi personaggi come la nostra cara amica Luciana Capece, Rita Petrarca, tutta la famiglia Petrarca. Perché? Perché questa è un'importanza storica, il bene non va dimenticato. Oggi più che mai l'amore deve trionfare sia nei cuori piccoli ma anche nei grandi. E chi non comprende cos'è l'amore bisogna farglielo comprendere. Bravo. 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 Quindi questo libro, anche se ci sarà qualche imperfezione, qualche errore, pazienza, ma il contenuto vale. E vale la parola, quindi c'è anche Lucia Fusco, ci sono tutti i grandi artisti e io la voglio donare alla Casa Cultura, la nostra grande amica, grazie, Chiara Pomoli, poi c'è anche Flora Rucco, tanti tanti artisti, Luciana Capece che con le sue poesie e col suo amore verso Napoli, della sua vita. Quindi grandi protagonisti. Ecco, grandi protagonisti. Io ci sono per caso. Sì, c'è stata Milena, la famiglia Petrarca. Certo, ho detto la famiglia Petrarca. Perché la famiglia Petrarca è importante per la cultura umana. È una storia che riguarda anche il secolo scorso. Quindi da non dimenticare la famiglia Petrarca. Iniziate anche Rita, ne ha fatto la recensione e ha descritto tutta la sua famiglia, anche la nostra amata Elena. Elena Petrarca. Elena Petrarca e il papà, tutti i nove figli. E poi non dimentichiamo i grandi artisti, Merola, Sergio Bruni. Un saluto a Luciano Somma. Da Luciano Somma che mi ha fatto anche la prefazione ed è un grande protagonista della cultura napoletana. Ecco, quindi io sono entusiasta di aver raccolto i napoletani, quelli che hanno mandato a Napoli, che mi hanno detto. Sono avuto 8 mesi di lavoro, che non è stato semplice perché io devo collaborare con mio fratello, per mamma, anche se non ci sono quasi mai, purtroppo, perché ho due bambini disabili. Devo fare i salti mortali per essere nel noi. Ecco, qui con brava. Perfetto. Bravissima. Complimenti. Grazie a Napoli, in parte, è anche il prossimo premiato, perché una parte del suo sangue è napoletano, anche se il cognome è veneto, ed è Giuseppe Lorin. Grazie. Lei è venuta a trovare al Circeo, abbiamo parlato di poesia, di scrittura, di mare, bellissimo. Sì. Con me Emanuele, mio nipote, è sempre qui vicino a noi. Sì, è una grande. Io premio
mi conforta. Secondo premio Giuseppe Lorin, che innanzitutto un grandissimo amico, un grandissimo attore, un grandissimo giornalista, drammaturgo, regista. Grazie. Chi altro sei? Niente, ballerino, prossimamente dovrà uscire questo viaggio introduttivo nella terra dei faraoni dal titolo Cleopatra, la schiava dei Romani. E quindi sostenete. Facendo qua. Sostenete. Ok, anche perché l'editore... Bonfirraro editore dell'isola siciliana di Barra Franca, quindi praticamente ok, perché ho cambiato, ho dovuto cambiare appunto l'editore perché ho scritto 3 libri su Roma che ha pure il nostro presidente Mattarella, Transtiberi in Trastevere, il mondo dell'oltretomba, poi Cistiberi Umbilicus Urbis Rome e Cistiberi il potere e l'ambizione, con la prefazione dell'ultimo discendente di Gian Lorenzo Bernini, Fabiano Forti Bernini. E adesso, sto attesa, in attesa dell'uscita di questo mio libro, insomma non è ultimo perché già io ci impiego 4 anni per scriverli. E già ho iniziato 3 anni fa un libro su Paolina Borghese Bonaparte. Bravo! Anche Benito credo che tu voglia premiare. Grazie. Il premio lo do io, ma glielo diamo tutti insieme. Un applauso. Faccio una foto. Sì, allora facciamo una foto. Bruno, va bene come metto questo fiocco. Te lo tengo io. Dunque adesso che facciamo? Adesso possiamo anche estrarlo. No, no, adesso ci abbiamo qui di nuovo, no, non avevo ancora visto niente. Abbiamo il premio di giornalismo. Primo premio di giornalismo. Secondo premio di giornalismo. Terzo premio di giornalismo. Quarto premio di giornalismo e quinto premio di giornalismo, non tutti, i 5 premi di giornalismo. Io faccio subito una rapida carrellata. Quinto premio e quarto premio di giornalismo l'ha vinto Luciana Caprese. Serata ufficiale è il mio modo pure come dire di soddisfazione di conoscerla da vicino. Anche se ci siamo conosciuti telefonicamente. Sì. Lei non riesco a dirmi che non mi dà la vabbè, non ci riesco proprio. Babbo, vediamo anche del tu. Ma come serata ufficiale ho voluto presenziare come dire un po' elegante, giustamente. Bravissimo. Insomma, sono contenta. Noi abbiamo una lunga consuetudine di iscritti tuoi, di partecipazione al premio, eccetera. Quindi, questo è il quinto premio, il giornalismo, e questo è il quarto premio. Grazie. Adesso lei ci spiegherà un po' come fa parte della nostra associazione. Io facendo il focus di questa serata, vorrei dire che ormai l'associazione di La Ischia, presieduta dal presidente onoratissimo Bruno Mancini, ha quell'impeding veramente internazionale a livello cultura, perché abbiamo notato che oltre diciamo il primo anno, il secondo e il terzo, ormai 11 anni, quindi ha preso piede questa forma culturale internazionale dove ognuno di noi, facendo sempre gruppo tutti quanti, manifestiamo e
citiamo, diciamo, le nostre sensazioni più interiori, sia a livello cultura, sia a livello storia, sia a livello poetico, sia a livello come la Petrarca, pure che magari a livello arti grafiche e non solo a livello scrittura, quindi diciamo a livello completo. E io di questo ne sono veramente molto onorata di ricevere questi premi, di cui ringrazio pure il direttore Gaetano Di Meglio, direttore del giornale il Dispari, la direttrice della casa editrice Maria Pia Ciaghi, che non è potuta venire perché c'è il bambino malato, purtroppo mi ha chiamato io, avrebbero 39. Dalila Bucalfa per quanto riguarda l'Algeria, quindi tante, voi tutti che siete qua insieme a me a gioire insomma di questo premio, questi premi anzi importanti, di cui soddisfatta. Cerchiamo di mantenere questo pregio alta, la bandiera, come dire, della cultura e della nostra associazione, cara a tutti quanti, e perché no? Cara pure a tutto il mondo, perché quando uno va a livello, come dire, a manifestare, a palesare la storia, anche io ho voluto portare sia quanto diceva pure Angela Maria Tiberi nel volume antologico Napoli è un ombelico del mondo, ho fatto un bel rilievo di tutta la storia, possibilmente diciamo sia un po' antica sia a livello dei giorni nostri per quanto riguarda Napoli città diciamo storica, di cui ne sono onorata perché ha prestato servizio mio marito all'Università di Napoli, lo voglio ricordare qua, perché è venuto a mancare 6 mesi fa. E quindi il mio premio lo voglio dedicare a mio marito, perché oltre 20 anni fa, insomma, già stasera doveva essere qua anche lui, alla mia famiglia che mi hanno sempre insomma accompagnato dove sono andata. E quindi la cultura, come diciamo, aggrega il mondo, e la città di Napoli, come dire, da quella voglia pure di andare a trovare i napoletani, la città, la sua arte, la sua cultura, perché non è veramente Napoli nella città, nella nazione italiana, ma è nel mondo, perché Napoli è città del mondo. E quindi ospita il mio cuore e il vostro, tutti quanti, pure a Napoli, perché è una bellissima città, insomma, meritevole di grandi pregi. Quindi manteniamo questo pregio tutti quanti insieme per la cultura. Grazie a tutti quanti, verità tanto a voi. E vorrei ringraziare la bellissima Chiara Pavoni, sempre gentilissima e ospitale e molto professionale qua al Studio 4. Grazie di cuore a tutti voi. Grazie. Abbiamo un terzo premio che non vi dico chi l'ha ricevuto perché vediamo dopo, ma c'è anche un secondo premio. Angela Maria Tiberi. Comunque io vi ringrazio la giuria, ma io devo dirvi anche questo. Tramite Pasquale Esposito e il sindaco il Bosco Trecase mi invitano a Bosco Trecase il 27 gennaio. Tutti qui presenti siete invitati, se potete venire. Grazie. Perché ci sarà la presentazione dell'antologia Napoli in Velico del Mondo. Quindi siete tutti invitati. Basta mettersi in contatto col gruppo pure di WhatsApp in Velico del Mondo, anche con me, e quindi siete benvenuti, perché daremo onorificenza alla Dila, e ci sarà anche l'editore che fa parte della Dila, che di legge è del Santoro, anche lui non l'ha fatto scappare, oltre a due appartiene alla Dila. Quindi questo libro l'ho dedicato anche a lei e alla Dila, perché siamo parte della campagna e di Napoli. Il terzo premio Mauro Paolo Montacchetti. Oh, guarda un po'. Sempre per la prima volta, diciamo così. Pure per la prima volta. Sì. Stasera è una bella serata di incontri. Erano almeno 15 anni che ci conosciamo.
Sì, esatto. Davide Luciano, insomma, 15 anni. Ecco. Vicino a Bruno? Nelle fotografie in silenzio quando sei, non devi pure parlare. Parla l'immagine. Allora, ci dici un po' della tua arte, delle tue iniziative, sì. Parlaci un po' di te, perché noi siamo tutti quanti. Tutti curiosi, sì. Di sapere le cose giuste. Va bene, quindi non riferito. Allora questo è il premio, sì. Il giornalismo. Questo qui è il terzo premio, cioè perché hai scritto un articolo che ha avuto. Sì, sì. E questo qui invece tu sei il vincitore assoluto della categoria di giornalismo per il libro. Intanto grazie alla Dila, grazie a te. No, grazie a te che sei bravo per scrivere, grazie alla giuria, noi non conosciamo, è stato bravo a votare. Va benissimo. Io non c'entro la mia, io non c'entro mai quello, il collano. Benissimo. Allora intanto, prima di iniziare un po' un excursus su quello che è la mia avventura letteraria, devo dire che questo tipo di letteratura l'ho iniziata nel 2011, io ho iniziato ovviamente a scrivere prima nel 2007, perché una volta tornando da Tito di Camaiore ho fatto soltanto poesie e saggistica varia, ma non questo tipo, non questo tipo critico. Allora tornando dalla premiazione sul treno, è salito insieme a me un signore che era stato premiato, che è la prima e unica volta ho visto in vita mia, e questo signore mi fa: senti, ma adesso che siamo da soli, mi dici come fai, da dove copi? Sono veramente rimasto un po' basito. Allora, se non che io ho detto, ma stai scherzando? Quando sono tornato a casa, sono andato sul web per vedere chi era questo signore, e di questo signore c'era soltanto una decina di poesie, non è che ci fossero critiche, libri, cose varie. Allora mi sono messo a dire, ho fatto una critica di circa 10 pagine, 9-10 pagine, e gliel'ho mandata. Al telefono mancava poco e si mettesse a piangere, perché ho detto, cioè questo è un insulto, però lo devo ringraziare perché mi ha fatto scoprire di avere una capacità che neanche pensavo di avere, cioè quella della critica, è quella della critica. E quindi diciamo che io da lì poi ho cominciato anche a fare le critiche. Però tornando un attimino indietro, quindi all'incipit di questa che è la mia avventura, ho iniziato a scrivere poesie per puro caso nell'agosto del 2007. Poi nel gennaio del 2008 con la Vecchia Editore ho pubblicato il mio primo libro di poesie dal titolo Quando l'anima parla. La prefazione di quel libro me la sono fatta da solo, anche perché all'epoca non conoscevo nessuno, non sapevo neanche come funzionasse. E sì, non lo sapevo, ero un neofito. Quindi inizio questa prefazione con un aforisma di Quinto Orazio Flacco: out inside homo, out versus facit, cioè l'uomo o impazzisce o scrive versi. E poi, proseguendo nella prefazione, io ho auspicato di incontrare in quel mio nuovo percorso dell'epoca altre persone con le quali condividere appunto la cultura, sentimenti, emozioni, tutte queste cose qui. E devo dire che alla fine, forse, non so,
una bambina, proprio. C'è di che emozionarsi. Allora, prima di lasciarvi, se Santina mi aiuta, sì, volevo leggervi due poesie. Ma anche tu, se vuoi. Volevo leggervi due poesie, la prima non vi dico chi è, poi ve lo dirò. È un augurio di rinascita per tutti noi, un augurio di vita per lei e per tutti noi. E rinascere così, ogni volta, ogni dolore, così per caso, prepotentemente, come una rosa fucsia in autunno, nonostante il primo freddo, nonostante ogni dolore che ti stringe il petto, che ti toglie il fiato e le parole. Rinascere, perché è l'unica alternativa da passare lentamente. Rinascere, perché non ti basta più sopravvivere, perché ti sei resa conto finalmente che vuoi vivere davvero, che la morte non ti fa più paura, ma la mancanza di gioia di vivere, sì. Rinascere come la dorata fenice dalle ceneri dei tuoi drammi, dalle tue debolezze, dai tuoi errori, da quel finto sorriso. Rinasci, donna, riccheggia un monito arcaico come il mondo. Rinasci nel rosso porpora sanguigno e passionale dell'arte, quell'arte tua, solo e per sempre tua, che ti contraddistingue, che ti colloca in questo tuo essere che ti rende immortale. Donna, amati e trasforma il dolore, perché sei madre, figlia, sorella, amica, amante, sposa. Sono c'è la poesia che ha scritto Michela Zanarella. Il giorno, il 17 gennaio. Ancora piove. Il cielo sembra in alto mare, mentre la sera è di nuovo alla finestra. Dove siamo, le parole hanno smesso di cercare un senso. Il fatto è che il buio è in agguato. Nessuno vorrebbe ascoltare una fine improvvisa. Il fiore di loto non fiorirà più. Non è un inganno la morte. Mette maschere e lascia un silenzio clandestino. Poche cose per chi resta. Se si potesse vivere
asciutti, senza dolore, esagerando d'amore. Penseremo all'Eterno come a una luce sotto casa. La poesia era di Liliana Manetti, la poesia era di Michela Zanarella. Liliana Manetti è morta il 17 gennaio e l'ultima volta che è stata qui era questa finestra. Io voglio ringraziare tutte le persone che l'hanno aiutata, Bruno, Benito, tutti noi l'abbiamo aiutata, le siamo stati vicini e credo che questo momento sia un momento commovente per tutti noi che le vogliamo molto bene. La ricorderemo con tanta felicità. Diceva il mio professore di filosofia, quando si va ai funerali bisogna anche mangiare dopo, perché la vita è anche questo e tutte le persone che sono qua la conoscono benissimo la vita, perché conoscere l'arte significa conoscere la vita e amarci, come dice Bruno, e non noi. Sì.